Giovani, salvatevi questo video perché potrebbe salvare i vostri soldi e i vostri dati. Seguitemi. Giovani, nell'era moderna dovete stare attentissimi al phishing. Possono sembrare dei semplici messaggi che vi allertano, tipo: attenzione, il tuo account della banca è bloccato. Attenzione, il tuo account su Poste è bloccato. Stiamo per eliminare il tuo account. Giovani, statevi fermi. Non cliccate sopra il link. Anche se può sembrare che il messaggio proviene esattamente dalla banca, dalle poste, state attenti a dei particolari che ora vi faccio vedere subito. Per esempio, ecco, a me come dei bot mi inviano dei messaggi in continuazione dove uno mi dice da Meta for Business che il mio account verrà eliminato, l'altro addirittura mi dice che, no, che la persona che io abbia inviato o spedito non è quella corretta, la persona, non il pacco, immaginate. Questo invece è un messaggio da falso Poste Info dove mi dice che il mio account è bloccato per mancato aggiornamento. Per non cadere in questa trappola i metodi sono pochi e semplici. 1. Al telefono mai dare credenziali. Nessun operatore di nessuna azienda, né banca, né posta, né altre aziende ti chiederanno mai le tue credenziali o l'account o l'OTP. Quindi non ci credete. 2. I messaggi che vi riportano un link non li utilizzate mai. Andate direttamente nel link che conoscete della banca, della posta o delle altre aziende. 3. Fategli dare il nome o l'identificativo e chiamate voi il numero verde per verificare se quello che sta dicendo è tutto vero. Giovani, mi raccomando, mettete mi piace e condividete il video. Più lo sanno le persone, meglio è.